sacramento. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste che sei Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santissima Eucaristia. Prega. Noi ti adoriamo. Dono ineffabile del Padre. Noi ti adoriamo. Segno dell'amore supremo del Figlio. Noi ti adoriamo. Prodigio di carità dello Spirito Santo. Noi ti adoriamo. Frutto benedetto della Vergine Maria. Noi ti adoriamo. Sacramento dei corpi e dei sangue di Cristo. Noi ti adoriamo. Sacramento che perpetua il sacrificio della croce. Noi ti adoriamo. Sacramento della nuova ed eterna alleanza. Noi ti adoriamo. Memoriale della morte e risurrezione del Signore. Noi ti adoriamo. Memoriale della nostra salvezza. Noi ti adoriamo. Sacrificio di lode e di ringraziamento. Noi ti adoriamo. Sacrificio d'espiazione e di propiziazione. Noi ti adoriamo. Dimora di Dio con gli uomini. Noi ti adoriamo. Banchetto delle nozze dell'agnello. Noi ti adoriamo. Pane vivo disceso dal cielo. Noi ti adoriamo. Manna nascosta piena di dolcezza. Noi ti adoriamo. Vero agnello pasquale. Noi ti adoriamo. Diadema dei sacerdoti. Noi ti adoriamo. Tesoro dei fedeli. Noi ti adoriamo. Viatico della Chiesa pellegrinante. Noi ti adoriamo. Rimedio delle nostre quotidiane infermità. Noi ti adoriamo. Farmaco di immortalità. Noi ti adoriamo. Mistero della fede. Noi ti adoriamo. Sostegno della speranza. Noi ti adoriamo. Vincolo della carità. Noi ti adoriamo. Segno di unità e di pace. Noi ti adoriamo. Sorgente di gioia purissima. Noi ti adoriamo. Sacramento che germina i vergini. Noi ti adoriamo. Sacramento che dà forza e vigore. Noi ti adoriamo. Pregustazione del convitto celeste. Noi ti adoriamo. Segno della nostra risurrezione. Noi ti adoriamo. Segno della gloria futura. Noi ti adoriamo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Hai dato loro il pane disceso dal cielo. Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
ascoltiamo la meditazione del Cardinale Silvano Piovanelli, che è qui con noi, lo ringraziamo della sua presenza e in un atteggiamento di ascolto adorante facciamoci aiutare dal Cardinale per continuare questo nostro incontro con il Signore. Desidero pormi insieme con voi in un atteggiamento di adorazione di fronte a Gesù che è esposto in modo solenne e che chiede, mai finisce di chiedere, che noi rispondiamo al suo amore infinito. In occasione dell'anno dell'Eucaristia, il Papa Giovanni Paolo II ha scritto una lettera apostolica intitolata dalle prime parole Mane nobis cum Domine, rimane con noi Signore. In questa lettera egli afferma: la frazione del pane è da sempre al centro della vita della Chiesa. Per mezzo di essa Cristo rende presente nello scorrere del tempo il suo mistero di morte e risurrezione. E ancora, l'iniziativa della lettera apostolica si pone a un livello così profondo da non intralciare in alcun modo i programmi pastorali delle singole chiese. Sembra che ci dica: qualunque sia il vostro programma, la vostra spiritualità, il vostro impegno concreto, questo è a fondo, è alla base, è il fondamento. E ancora, tutto va ancorato a questo mistero, che costituisce il mistero e il segreto della vita spirituale dei fedeli, come di ogni iniziativa della Chiesa locale e universale. Occorre impegnarsi per attuare e accentuare in ogni cammino pastorale e impegno missionario la dimensione eucaristica che è propria dell'intera vita cristiana. Mi pare che si possa davvero ripeterci gli uni gli altri che questo è il fondamento di tutto. È facile fare un programma, è facile stilare delle iniziative, ma se non c'è questo, se non c'è questa base, le iniziative, i programmi fanno davvero crescere cristianamente la nostra comunità? L'adorazione eucaristica non è semplicemente una devozione che possiamo vivere liberamente, che anzi possiamo praticare con l'approvazione della Chiesa. Si tratta del segreto della vita spirituale dei fedeli e di ogni iniziativa ecclesiale. Si tratta di un tesoro di amore e di forza, di grazia e di testimonianza di cui la Chiesa oggi ha particolarmente bisogno. Il beato Eymar, un santo molto sensibile all'Eucaristia, ha scritto: ho spesso riflettuto sui rimedi all'indifferenza generalizzata che si impadronisce in modo spaventoso di tanti cattolici, e ne trovo soltanto uno: l'Eucaristia, l'amore a Gesù dell'Eucaristia. Allora, di fronte a Gesù sacramentato, posso ripetervi: per tutti voi, dedicati all'adorazione eucaristica quotidiana, settimanale, mensile, all'adorazione prolungata per filo continua, quattro parole, per illuminare, approfondire, vivificare
vostro impegno. Celebrare, adorare, contemplare, vivere. La prima parola, celebrare, cioè porre al centro della vostra vita e del vostro impegno la Santa Messa. In alcune sacrestie, forse anche voi l'avete visto, ho trovato scritto per il sacerdote celebra, in latino, celebra missam ut primam ut unicam ut ultimam. Celebra la messa come se fosse la tua prima messa. Certo che l'abitudine è in un certo senso il rischio più grande della nostra vita. Anche i latini dicevano abas fecis non fit passio, cioè dire le cose solite non ci fanno più impressione. Ed è vero che capita allora a noi quello che succede a uno specchio. Guardate uno specchio. Se lo specchio si impolvera, certo, lo specchio è sempre lì, ma riflette ancora l'immagine? Non la riflette più. Così, anche noi non è che abbiamo perduto la fede, no, ma è una fede che non riflette la verità di Dio e il suo amore. Celebra la messa utte uni, utte prima, come se fosse la prima, cioè con grande fervore. Ma questo vale anche per, non soltanto per il prete, questo vale per tutti, chiunque partecipi alla messa. Celebra la messa utte unica, ma come se fosse l'unica della tua vita. Sempre ricordando una cosa che non si finisce più di approfondire, che cioè a dire, non si ripete quello che Gesù ha fatto. Non si ripete. C'è una lettera agli ebrei, ma se voi la leggete, vi accorgete che spessissime volte, ripete, una decina di volte, che il Signore ha fatto questo una sola volta, una volta per tutte. Dunque, non è che si ripeta quello lì, si presenta quello lì, perché non c'è che un sacrificio, non c'è che un momento nella storia, non c'è questo atto grandissimo che rimane per sempre e viene ripresentato perché tu possa esserne coinvolto, perché il tuo tempo possa essere illuminato. È importantissimo questo. Una sola volta, una volta per tutte. Quella sola volta io la vivo ogni volta che partecipo all'Eucaristia. Gli ebrei, quando celebravano la Pasqua, avevano un po' quest'idea. Tanto che il maestro di Saulo, un rabbi molto famoso, diceva, quando noi celebriamo la Pasqua è come se fossimo tutti sulle rive del Mar Rosso, quando il Signore l'ha aperto per la nostra salvezza, come se fossimo tutti lì. Quando celebriamo, quanto più noi allora possiamo dire, quando noi celebriamo l'Eucaristia, è come se fossimo tutti lì sul Calvario. Ut unica, la messa è una sola. E ancora al prete dice questo cartello di sacrestia, celebra ut ultima, come se fosse l'ultima tua messa. Già, perché in ogni messa voi ascoltate dalla voce del prete, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il Signore nostro Gesù Cristo. È vero, ce l'avete nella memoria, nell'attesa che si compia la beata speranza. Potremmo dire che ogni volta che celebriamo una messa, noi siamo invitati a mettere il timone della nostra vita nella direzione giusta,
andiamo verso l'eternità, celebriamo nell'attesa che si compia la beata speranza. Una volta che le menti sono illuminate e i cuori riscaldati dalla fede, i segni parlano e non c'è nella nostra vita un segno più grande di questo. Altro che la nube, la colonna di fuoco verde nel deserto. Questo è più che la colonna di fuoco che guidava gli ebrei nel deserto. Certo, i segni vanno guardati. I discepoli di Emmaus insegnano, vi ricordate, i due che da Gerusalemme ritornano a Emmaus perché Gesù è morto, è stato sepolto e una pietra ha sigillato la tomba. I discepoli vanno verso Emmaus, ma sono accompagnati da un personaggio misterioso, un pellegrino che essi non conoscono, che però comincia a parlare con loro. E quando finalmente arrivano a Emmaus, lo riconoscono allo spezzare del pane e si dicono tra di loro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo il cammino? Com'è importante allora che in ogni liturgia eucaristica tutti, il prete e i fedeli, siamo attenti alla liturgia della parola che precede la liturgia eucaristica e fa con quella un tutt'uno. Anche nelle riflessioni che sono fatte intorno al concilio, quando c'è stata la riforma liturgica, dopo aver parlato delle due mense, si insiste sull'unica mensa della parola e del pane di vita. Certo, il grande passo della riforma liturgica è stato davvero provvidenziale. Credo che noi dobbiamo ringraziare Dio per quello che è avvenuto. Mi è capitato recentemente, lo racconto così, di presentare la Sacrosantum Concilium, cioè a dire la Costituzione sulla Sacra Liturgia e la Dei Verbum sulla parola di Dio, e un frate che stava ascoltando mi ha detto: ma sa che quando io ero ragazzino il parroco mi aveva messo in fondo di chiesa e io dovevo star lì aspettando che avesse finito il cosiddetto Vangelo, in omelia, che avesse finito di spiegare il Vangelo, perché quando avevo finito di spiegare il Vangelo andavo fuori di chiesa e dicevo agli uomini: entrate. Perché allora molti uomini restavano fuori fin tanto che non cominciava la cosiddetta liturgia eucaristica, perché solo quella era obbligatoria per il precetto della messa festiva. Mio Dio, come eravamo indietro! Ringraziamo Dio che ha illuminato il cammino della Chiesa e ci ha permesso di valorizzare davvero questo momento altissimo della celebrazione eucaristica. La prima parola allora: celebrare. La seconda: adorare. I momenti di silenzio nella celebrazione eucaristica ci sono. Per esempio l'atto penitenziale. E io devo dirvi che rimango molto male quando, invitando in una celebrazione a domandare perdono dei peccati, subito magari il coro comincia a cantare Kyrie eleison, eccetera. C'è il silenzio prima. Bisogna pensare. Poi c'è un silenzio anche quando il prete chiama la comunità che è raccolta alla preghiera. Preghiamo, e c'è un momento di silenzio, che non è un vuoto,
un momento in cui le singole persone parlano al Signore. E poi, ecco, il sacerdote conclude. E così, anche nella celebrazione eucaristica, non soltanto il momento della consacrazione, ma anche la dossologia della prece eucaristica e anche dopo la comunione, sono tutti momenti, vedete, che sono caratterizzati da un silenzio di adorazione, adorazione. Adorare, la parola viene da una parola latina, ad os, ad os, alla bocca. Mi metto la mano alla bocca. Per il silenzio si adora in silenzio. La presenza di Gesù nel tabernacolo deve costituire, ha detto Papa Giovanni Paolo II, come un polo di attrazione per un numero sempre più grande di anime innamorate di Lui, capaci di stare a lungo ad ascoltarne la voce e quasi a sentirne i palpiti del cuore. Già, i palpiti del cuore tu li senti soltanto se tu riesci a mettere l'orecchio sul petto di una persona. Allora se tu senti così, eppure io ho avverto che il cuore batte, amas, metto l'orecchio lì, allora mi accorgo, il cuore pulsa, batte. Ecco, il silenzio ci aiuta a sentire i battiti del cuore di Dio. Non vi sembra grande? E l'adorazione dell'Eucaristia fuori della messa, come quella che stanno facendo ora, diventi, dice Giovanni Paolo II, un impegno speciale per le singole comunità parrocchiali e religiose. Restiamo prostrati a lungo davanti a Gesù presente nella Eucaristia, riparando con la nostra fede e il nostro amore le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi che il nostro Salvatore deve subire in tante parti del mondo. Ricorderete forse anche voi che nel libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia, dopo la Genesi, l'Esodo, si racconta che Mosè un giorno disse a Dio: mostrami la tua gloria, mostrami la tua gloria, fammi vedere la tua gloria. Dio gli rispose: nessun uomo può vedermi e restare vivo. Ma ecco, c'è un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe quando passerà la mia gloria. Io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. E così avvenne. Beh, è un modo anche bello, se volete, per dire che Dio direttamente nessuno può vederlo. Tu rimaresti accecata. Puoi guardare il sole direttamente senza nessuno schermo, no? Ecco, e nessuno può vedere Dio direttamente. Ma come Mosè poté vedere le spalle di Dio? Tu, meglio di Mosè, puoi vedere le specie consacrate. Il pane che non è più pane, ma corpo di Cristo. Quindi tu puoi vedere la gloria, lo splendore dell'amore, adorare. La terza parola, contemplare. Diceva San Carlo Borromeo, il mistero della Santissima Eucaristia è così sublime ed elevato da superare ogni comprensione umana. Quale motivo, se non l'amore soltanto, poté spingere il Dio buonissimo e grandissimo a donarsi in cibo a quella misera creatura che è l'uomo? E continua San Carlo, ecco io, impuro,
vivissima creatura, mille volte caduta nel peccato, mi accosto per nutrirmi di tale persona, cui tanto sono debitore, che mi ha amato fino al punto da dare la vita per me e subire la morte per donarsi con il mio cibo. Io, ingrato e traditore, mi accosto per cibarmi di questo pane. E ancora aggiunge, con quali tinte vivaci ci dipingi l'intera atroce passione di Cristo? Come ti rappresenti con chiarezza perché li meditiamo questi misteri che suscitano meraviglia e terrore? Questo sacrificio fu offerto una volta per sempre al Padre sulla croce. Dio, è sempre San Carlo che ci parla, ha voluto scendere personalmente dal cielo sulla terra. Si è fatto uomo. Non ha voluto scendere personalmente dal cielo sulla terra, si è fatto uomo. Non ha disdegnato di assumere tutte le debolezze umane. Nella sua vita si è data a noi come compagno di cammino, nella morte come prezzo di riscatto. Nel momento di accomiatarsi da noi si è donato in cibo nel Santissimo Sacramento, promettendo di donarsi alla fine come premio nel cielo. Contemplate l'infinita carità di Dio, ha dato se stesso in cibo all'uomo. Tu, Cristo Gesù, che sei il pane degli angeli, non hai sdegnato di diventare il cibo degli uomini, ribelli, peccatori, ingrati. Oh, grandezza della dignità umana! Solo questa carità poté spingere Dio a fare tanto per noi. E San Carlo Verruno Borromeo. Come non ubbidire allora alla sua parola? Contemplate l'infinita carità di Dio. Contemplare. E finalmente l'ultima parola. Vivere. C'è un libretto che a me personalmente fatto tanto bene, perché l'ho trovato quando ero giovane prete e mi è servito mentre ero in seminario con i seminaristi anche per educare i giovani e i ragazzi, intitolato Il piccolo Placido. Placido, forse alcuni di voi lo ricorderanno, Placido era il bambino piccolo che stava con Benedetto, era giovanissimo monaco, piccolo, il piccolo Placido, è scritto da una monaca, è uscita a Parigi intorno alla metà degli anni 50. Era anche moderno per quei tempi là, perché in una pagina c'erano delle figure e nella pagina a fronte verrà scritto quello che la figura rappresentava. In una di queste pagine c'era Placido, il giovanissimo Placido, che tornava dalla messa in sacrestia e si stava togliendo il camice, la cotta, eccetera. E sopra, accanto c'era scritto, la liturgia cadeva su di lui come uno stampo. Lo stampo. Cioè dire, gli imprimeva la figura, lo stampava, cadeva su di lui come uno stampo. Ecco, l'Eucaristia, l'adorazione, sicuramente aiuta questa opera che l'Eucaristia compie nella Chiesa. L'Eucaristia che tu adori e contempli dà forma alla tua vita, è lo stampo della tua vita, ti fa Eucaristia, ti dà la forma dell'Eucaristia.
L'Eucaristia ti dice, egli è l'Emmanuele. Emmanuele vuol dire Dio con noi. Tu guardi Gesù nell'ostensorio e tu dici, ecco, lui è qui, Dio con noi. E come il risorto egli accompagnò i due discepoli di Emmaus, così egli accompagna ogni tuo cammino. Bisogna vivere appunto questo momento grandissimo che è l'adorazione, proprio perché la certezza che Dio è Emmanuele, che è con noi, attraverso Gesù diventa in qualche maniera visibile, toccabile con la fede. Vivere. Ti stampa l'Eucaristia, ti fa diventare Eucaristia. Cosa significa Eucaristia? Si dice rendimento di grazie. Voi sapete che è la parola che si riferisce attualmente anche alla messa, molte volte si dice celebrare la messa o anche celebrare l'Eucaristia. Eucaristia, rendimento di grazie. Ecco, bisogna diventare uomini e donne che continuamente fanno rendimento di grazie, che sempre ringraziano il Signore. Nella lettera ai Romani l'Apostolo Paolo ha scritto, lo dico in latino, diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Per coloro che amano Dio, tutto coopera al bene. Per coloro che amano Dio, tutto coopera al bene. E un mio compagno di messa, bravissimo sacerdote che è già in paradiso, soleva tradurlo così: Dio mi ama e tutto quello che mi capita è il meglio per me, per cui di fronte a Dio io non posso che essere uno che ringrazia sempre. Provate a ripetervelo nella vostra vita concreta e vedete come tutto si trasforma, tutto diventa diverso, non ci lamentiamo più, perché anche nelle cose negative c'è un positivo nascosto che Dio sa cavar fuori per il nostro bene. Dio mi ama e tutto quello che mi capita è il meglio per me. Può darsi che sia una cosa che mi fa anche patire, ma se è partecipare alla croce di Gesù, se è crescere nel suo amore, se è conoscerlo meglio, non è forse il meglio per me? Vivere l'Eucaristia. E ancora, se l'Eucaristia ti stampa, è lo stampo della tua vita, allora tu diventi, come l'Eucaristia, dono d'amore per i fratelli, silenzioso dono per tutti. Nell'Eucaristia Gesù non dona se stesso. E allora, quando noi riceviamo l'Eucaristia, non dovremo diventare a nostra volta uomini e donne che donano se stessi agli altri? Può sembrare un po' troppo, ma non è troppo. Se voi ascoltate quello che lui Gesù disse la sera del Giovedì Santo nel cenacolo, dopo aver lavato i piedi ai discepoli, ma pensate, ve li immaginate voi, Gesù che lava i piedi ai discepoli? Aveva ragione Pietro, Signore, non mi laverai i piedi in eterno. Ma Gesù dice, no, io ti devo lavare i piedi, se no non puoi stare con me. Allora, Gesù lavò i piedi a tutti i discepoli. Ma pensate che anche presso gli ebrei, uno schiavo non poteva essere obbligato a lavare i piedi ai
suoi padroni. Era troppo umiliante. Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Ma aspettate, quando si fu rimessa a tavola, disse: avete visto quello che io ho fatto? Se io ho lavato i piedi a voi che siete i miei discepoli, anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri. Oh mio Dio, l'Eucaristia trasforma la nostra vita. Non ci mettiamo più al di sopra degli altri, anzi, neppure alla pari. Se ci inginocchiamo per lavar loro i piedi, se viviamo cioè la nostra vita in modo da fare un servizio agli altri, se ci preoccupiamo del bene degli altri, se cerchiamo la loro gioia, il loro interesse interiore, asciugare le loro lacrime, portare i loro pesi. Gesù ha detto: se io ho fatto questo con voi, voi dovete farlo più degli altri. Vivere allora l'Eucaristia, celebrare, adorare e vivere l'Eucaristia, vivere. Quando siamo in un santuario mariano, e allora come si fa a non guardare a Maria, donna eucaristica? La Chiesa, guardando a Maria come a suo modello, è chiamata ad imitarla anche nel suo rapporto con questo mistero santissimo che è dell'Eucaristia. Del resto, guardate Gesù, il pane eucaristico che riceviamo, che adoriamo, è la carne immacolata del Figlio di Maria. Ave, verum corpus natum de Maria Virgine, dice il lindo di Tommaso d'Aquino. Ave, verum corpus natum dalla Vergine Maria. In un libro, piccolo libro, uscito negli anni 80, 1985, Carlo Carretto ha scritto il libro intitolato Beata te che hai creduto, e in una pagina è scritto: che ne dici tu, Maria, che sei la più interessata? Non ti parebbe un sogno l'avere un figlio di quel genere? Ti pareva reale? Averlo generato nella carne era niente in confronto di quel in confronto della fatica di generarlo nella fede. Vedere un bimbo, il tuo bimbo, era facile, ma credere mentre gli facevi fare la pipì in un angolo, che proprio lui, il tuo bimbo, era il figlio di Dio, non era facile. La fede era certamente oscura anche per te, non solo per noi tuoi fratelli su questa terra di viventi. E lui, Carretto, che come piccolo fratello portava l'Eucaristia con sé, dice: io ho qui sotto il mantello, appesa al collo, la teca contenente l'Eucaristia. È un piccolo pezzo di pane consacrato dalla fede della Chiesa. Lo porto sempre con me. Lo amo, lo adoro, ma non è facile credere. Non c'è fatica più grande sulla terra della fatica di credere, sperare, amare. Tu, Maria, lo sai. E noi glielo diciamo alla Madonna: tu, Maria, lo sai. E allora devi aiutare la nostra povera fede, perché diventi davvero la luce fortissima
fortissima della nostra vita, anzi si direbbe l'entusiasmo con cui compiamo il nostro cammino di cristiani. Sant'Ambrogio ha scritto una parola molto bella a riguardo di Maria e del fatto di essere la madre di Gesù. Ha detto: ogni cristiano che crede in un certo senso concepisce e genera il Verbo di Dio in se stesso. Lo voglio rileggere, scrivetevelo nel cuore. Ogni cristiano che crede in un certo senso concepisce e genera il Verbo di Dio in se stesso. Allora si capisce perché un giorno Gesù ha detto, quando sono venuto a dirgli: c'è qui tua madre con i tuoi fratelli e sorelle, cioè a dire i tuoi familiari, i tuoi cugini, le cugine che sono venuti a trovarti qui a Cafarnao mentre sei nella casa di Pietro, e sono venuti da Nazareth. È un bel cammino, sono varie ore di cammino. E Gesù ha detto: mia madre? Ma chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio per me sono padre e madre, fratello e sorella. Cioè, a dire questo, il credere ci fa familiari di Dio, ci mette in contatto con Lui, ci fa suoi. E Gesù, guardandomi, dice: voi siete i miei familiari. A Gesù, che interroga ciascuno di noi: tu credi? Già, questa parola Gesù la disse a quell'uomo che aveva il bambino epilettico, indemoniato, che l'aveva portato agli apostoli mentre Gesù era sul monte, e gli apostoli sì, avevano pregato ma non avevano fatto niente. Allora lo portarono a Gesù. E Gesù disse a quest'uomo: tu credi? Ecco, rispose una cosa bellissima. Rispose quest'uomo: credo, Signore, aiuta la mia incredulità. Anche noi abbiamo la fede? Sì, crediamo. Sì, però, ma siamo anche un po' increduli, dovremmo credere di più. Guardando te, Maria, che Elisabetta ha salutato beata perché hai creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto, noi ti domandiamo: sostieni la nostra fede nell'Eucaristia, e tutta la Chiesa, sostenuta da Maria, trovi nuovo slancio per la sua missione nella storia dell'umanità e riconosca sempre di più nell'Eucaristia la fonte e il vertice di tutta la sua vita. Amen. Che vuol dire in ebraico così è, e vuol dire anche così sia. Adesso continuiamo questa meditazione attraverso la domanda. Gesù, io credo in te. Gesù, io credo in te. Gesù, io credo in te.
l'attualizzazione dell'amore che Gesù sulla croce ha effuso per tutti. Perciò si può dire che l'Eucaristia è la croce vivente, è la croce viva che si dona a noi. Nell'Eucaristia veramente c'è tutto quell'amore che Gesù sulla croce ha donato per il bene di tutta l'umanità. Allora vogliamo adorare questa croce vivente che è l'Eucaristia. È la croce gloriosa dove Gesù ci dona il suo amore e dove ci dona anche la forza della risurrezione. L'Eucaristia porta in noi la croce e la risurrezione, porta in noi la potenza della salvezza. Perciò adoriamo questo amore misericordioso di Gesù che viene donato abbondantemente in questo grande sacramento dell'Eucaristia. Accogliamo Gesù, accogliamolo anche per coloro che non lo accolgono, per coloro che non lo amano. Accogliamolo e invochiamo che questo amore possa davvero essere accolto, perché è per tutti, indistintamente per tutti. Gesù sulla croce è morto per tutti, per qualunque uomo, per qualunque donna di tutti i tempi. E l'Eucaristia ci porta oggi a noi questo amore che Gesù sulla croce ha effuso e donato. L'unità più stretta, più feconda.
profonda, la comunione più intensa. L'hai detto tu, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io rimango in lui. Questa reciproca inabitazione, questa reciproca immanenza, Gesù, è la ricchezza della nostra vita. Noi ti domandiamo di poter mettere sempre più profondamente nel nostro cuore la ricchezza luminosa della tua parola. Noi vogliamo credere che tu sei realmente presente. I nostri occhi vedono il pane, ma la nostra fede ci dice tu sei questo pane. Questo pane sei tu. E noi contempliamo la ricchezza del tuo amore, perché tu hai scelto questo segno per dire che vuoi davvero entrare profondamente nella nostra vita, vuoi diventare parte del nostro vivere, anzi, vuoi prendere tutto il nostro vivere e trasformarlo in te stesso. Gesù, vogliamo dirti grazie, vogliamo ripetere la nostra fede e la nostra riconoscenza e domandarti anche che possiamo, di fronte a questo tesoro immenso, essere più attenti, perché davvero questo trasformi la nostra vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Gesù, metto le mie braccia sul petto e dicono: ho qui la vita eterna, perché ho qui con me Gesù. Grazie Signore, non potevamo aspettarci un dono più grande di questo. Non finiremo mai di dirti la nostra riconoscenza, non arriveremo mai a darti una risposta che sia piena. Vogliamo crescere verso questa pienezza, crescere ogni giorno nella fedeltà e nell'amore come risposta a questo amore che è infinito e sempre presente e pronto a donarsi interamente. Amen. Thank you.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ecco, tra le tante bellissime fiori che appunto fioriscano in questi luoghi di preghiera, ecco, Don Guglielmo ha colpito molto due case, appunto di quelli che parlerò ora, e tra l'altro lui, una breve parentesi, tutte le mattine alle 4 del mattino è lì e si protrae per diverse ore, sia in preghiera, ma soprattutto anche a disposizione per le confessioni. Ed è proprio appunto in queste situazioni che una signora, per esempio una donna, che stava andando verso una strada, aveva pensato di togliersi la vita, ecco, è passata al chiesino, non sappiamo se era la prima volta, se già conosceva questa presenza, ha sentito forte un'attrazione di fermarsi e ha trovato il sacerdote, si è confessata e ne è venuto una grazia davvero grande, perché è rinata e ha ripreso davvero la strada della fede, tant'è che non è stato un episodio sporadico, ma ecco, ha ricominciato davvero a percorrere le strade del Signore. Una cosa analoga ad una persona, ad un uomo che aveva evidentemente dei problemi così grandi da rimanere quasi davvero lontano dalla Chiesa, quasi ci avesse un po' litigato, e anche lui passa lì una notte, si ferma, trova sempre Don Guglielmo, insomma, cosa si scioglie, entra nel confessionale, e anche lì che abbiamo una rigenerazione, si riparte davvero verso una cosa
molto bella. In questo caso Don Guglielmo è rimasto colpito dal fatto che erano 40 anni che questa persona non si confessava. Chissà, magari l'ha colpito qualche parallelo con la Sacra Scrittura. Ecco, l'ultima cosa, mi diceva appunto di condividere con voi una cosa molto bella. Negli ultimi tempi lui sta assistendo a tante famiglie giovani che sostano in preghiera durante la giornata al chiesino. Ecco, questa è una cosa bella anche per le nostre famiglie, quindi sta diventando uno dei punti di riferimento, ecco, delle nostre comunità. La seconda testimonianza invece è l'adorazione eucaristica di Santa Maria Scandicci. Buonasera a tutti, mi chiamo Dina, faccio parte dell'adorazione perpetua di Santa Maria Scandicci. Intanto la grazia più grande che ci ha fatto il Signore di essere lì giorno e notte ad aspettarci. E per la nostra città è una cosa splendida, come vorremmo che fosse dappertutto. Ecco, appunto, io facendo parte di questa adorazione la sentivo forte nel cuore veramente, e ho potuto pregare insieme a tanti adoratori che conoscevo per una persona carissima malata terminale. E pensavo proprio per questa necessità di questa riconciliazione, come tutti naturalmente, ma sapendo di lei non sapevo come fare, né darla al Signore, e ho chiesto aiuto ai miei compagni di pregare per lei. Ed ecco, il Signore mi ha fatto un regalo grandissimo, perché il giorno del mio compleanno è avvenuto e questa ha potuto avere i sacramenti. Questo era il 28 di settembre, di ottobre. Pensate che il giorno dopo è entrata in coma, è il primo di novembre, giorno di tutti i santi, abbiamo fatto il funerale. Sì, che questa è una grazia grandissima e ve la voglio manifestare. E invito chi non avesse fatto di questa esperienza, di questo filo diretto con Gesù, a farla, perché Lui è lì pronto ad ascoltarci ed esaudirci. Io dico solo grazie Signore, perché queste grazie sarebbero tante, ma non possiamo stare a elencarle tutte. Vi ho detto questa perché mi ha colpito proprio veramente da vicino. E grazie al Signore Gesù, che è sempre lì ad aspettarci e ad ascoltarci. A dire qualcosa della nostra adorazione eucaristica. Lamporecchio è un piccolo paese e come adoratori non siamo tanti e quindi ci conosciamo, siamo anche tutti un po' amici. E vi voglio parlare un momento delle cose belle, delle grazie veramente grandi che Gesù, che ha scelto di venire lì anche nella nostra chiesa, ha fatto e continua sempre a fare per noi. E lo voglio subito ringraziare con il cuore, o dolcissimo Signore. Ecco, è qualcosa di veramente sublime. Una gioia grandissima stare alla sua presenza, stare insieme a Gesù. E già lì nella nostra piccola cappella un pezzo di paradiso, una gioia e una consolazione grandissima. Io quando sono ancora a casa mi preparo come posso e come so a questo incontro grande con Lui, con il mio Signore, e dico: Gesù caro, aspettami che ora vengo. E Lui ci aspetta sempre, Lui che è Dio è lì per accoglierci. Noi, come ho detto prima, di adoratori iscritti siamo pochi, ma ci conosciamo e molti di noi sono amici. E io in questi anni ho visto tanti di loro, anche persone che non conosco, ma anche molti amici, venire a supplicare, venire a chiedere aiuto e grazie a Gesù. E molti che l'hanno ricevuto queste grazie sono tornati anche poi a ringraziare. Ho visto un uomo che piangeva e diceva: sono venuto qui per farmi consolare. Ho visto un giovane sposo che senza figli veniva lì a chiederne uno,
e Gesù gliene ha date due gemelline bellissime. Una mia cara amica era disperata per il suo nipotino nato prematuro e che era in grave pericolo di vita. Lei credeva, ma non era praticante, era da alcuni anni lontana dalla Chiesa, però è venuta e tutti i giorni pregava, tanto, anche 2 ore di seguito rimaneva lì davanti a Gesù, e poi ha cominciato a chiedere preghiere anche a noi adoratori. E Gesù la faceva sentire sempre, ogni volta, consolata e confortata. Molte volte lei mi diceva: mi sento alleggerita, come se questo peso davvero di questo grande dolore Gesù un poco alla volta me lo togliesse. E il bambino è stato sempre meglio, è guarito, e ora questa nonna ha avuto la gioia di averne anche un altro secondo nipotino. Gesù ha operato in lei una vera conversione. Non lascia più la messa, e tante volte è andata e va da Don Andrea a confessarsi, a ringraziare. E poi ho visto anche un'altra mia amica che era malata di un tumore e che è venuta a pregare lì, a raccomandarsi a Gesù con tanta fede, e ha ricevuto la guarigione, ha ricevuto la forza e ha sentito veramente tutto l'amore che dà e che è Gesù per noi. E se chiediamo con fede, tutti lo sappiamo che Lui ci ascolta. E così l'adorazione eucaristica è un tesoro preziosissimo. E ringraziamo i sacerdoti che la promuovono e che l'accompagnano. E affidiamole tutte queste adorazioni eucaristiche alla Mamma Santissima del Cielo, alla Dolce Vergine Maria, che le custodisca e le difenda da ogni insidia. E veramente Gesù, che porta in sé ogni dolcezza, ci ama, ci comprende e più di chiunque altro ci capisce e ci dà questa grandissima gioia. A Lui nell'adorazione parliamo, ci rivolgiamo come a un innamorato, perché Lui è e sarà il premio futuro, il nostro dolcissimo sposo dell'anima. Una delle nostre adoratrici più anziane, che addirittura fa diverse ore, invita anche gli altri, le persone che incontra, a farsi adoratori. E molti dicono: non ho tempo, e non vengono. Lei risponde così: ma è il Signore il padrone del tempo. Tutto il tempo che abbiamo a disposizione viene da Lui. Chi non viene qui non sa che cosa perde. Dal Signore, infatti, dal Santissimo Esposto, piovono su noi tantissime grazie dal nostro Signore dolcissimo Gesù. Ecco, adesso sentiamo la testimonianza dell'adorazione di Campi Bisenzio. Buonasera. Io sono adoratrice a Campi Bisenzio nella chiesa di San Martino. La responsabile Miriam mi ha chiesto di fare questa testimonianza, che ho accettato con molto piacere. Porto la testimonianza legata a mio fratello Massimo. Io sono adoratrice dal 2010 e ringrazio il Signore per questa sua chiamata. In famiglia ha iniziato questo cammino proprio mio fratello maggiore, quando sentì dal parroco della nostra parrocchia che alla chiesa di San Martino a Campi Bisenzio sarebbe iniziata l'adorazione diurna. Non ebbe esitazione a segnarsi subito ed il suo cuore era colmo di gioia. Sicuramente per lui deve essere stata davvero una cosa fortemente voluta, tanto da fargli scordare di avere una malattia avanzata
che l'avrebbe portato da lì a poco, prima in un fortissimo dolore e poi a lasciare questo percorso terreno per raggiungere il nostro Padre Celeste. Lui iniziò questa sua adorazione nella piena convinzione di essere stato scelto da Gesù e di questo ne era estremamente felice. Non ha mai mancato il suo appuntamento del sabato mattina quando lo si vedeva vestirsi a festa. Sì, perché davvero per lui quell'ora davanti a Gesù era un momento di grande festa. In famiglia ci raccontava sempre di quello che riusciva a sentire e vivere in quell'ora, tanto da lasciarci tutti sbalorditi. Quando ormai era agli estremi delle sue forze fisiche e noi avevamo paura a lasciarlo solo in casa, lui pregava mia madre di sostituirlo a quell'importante appuntamento. A volte mia mamma, che negli ultimi tempi era la persona che gli stava sempre accanto, con l'ansia nel cuore di doversi separare da lui anche per una sola ora, ormai le condizioni erano drammatiche, azzardava un discorso del tipo: oggi lasciamo fare, telefoniamo alla responsabile e vedrai che qualcuno ti sostituirà. Ma lui, con il poco fiato che gli era ormai rimasto, subito controbatteva: mamma, ti prego, lascia solo me, ma non Gesù. Ebbene, è proprio in quei momenti che si vivono quelle emozioni difficilmente raccontabili, ma che mi hanno fortemente spinto a continuare quel percorso al suo posto. Volevo veramente provare a capire quello che leggevo nei suoi occhi, proprio quando stava lasciando questa vita terrena. Come mai, nonostante le molte angosce che la vita gli avesse riservato, era così tranquillo, pieno di speranza e di fede, tanto da fargli affermare un giorno: mamma, vai pure, tanto non sono solo, non lo vedi che qui seduta accanto a me c'è la Madonna. La sua forza era la preghiera, la sua vita era diventata una preghiera. Lo ha sempre fatto, era per tutti noi un forte esempio. Un giorno ci confessò di non essere riuscito per poco a fare come Santa Maria Goretti, cioè a dire mille Ave Maria. Ebbene, dopo 4 anni che io ogni settimana riesco a ritagliarmi dai miei impegni quella che ritengo l'ora più bella, credo di aver capito perché lui avesse raggiunto tanta serenità. La sua forte fede lo ha aiutato nel suo ultimo passaggio. Nel cimitero dove adesso riposa abbiamo fatto scrivere una delle frasi che spesso riportava nelle sue preghiere: Signore, ti offro la mia sofferenza per la maggior tua gloria. E sono certa che adesso abbia raggiunto quello che per tutta la sua vita ha cercato. Ecco, adesso ascoltiamo la testimonianza dell'adorazione di Don Orati. Buonasera, sono Riccardo dalla parrocchia di San Bernardo Abate da Don Oratico e il nostro parroco Padre Silvano mi ha invitato a fare la mia testimonianza a proposito della nostra adorazione. Allora, ho scritto 2 brevi parole. Siamo stati graziati, ognuno nelle nostre realtà, e l'abbiamo sentito, di avere la cappellina dell'adorazione perpetua. È vero che il Signore e il suo immenso amore sono ovunque, ma avere la possibilità di essere davanti a quel pane vivo che ti guarda, ti ascolta e per certo nel modo che lui sa ti parla, ti sorride, ti riprende, è quel qualcosa in più che ti dà forza e coraggio, sostegno e protezione per affrontare le prove che inevitabilmente incontriamo in questo esodo terreno. In quei preziosi minuti passati davanti al suo cospetto, sento che il Signore, sempre a suo modo, insegna, trasforma, guarisce, conforta, rimprovera per il nostro sommo bene e non si dimentica mai di concedere il suo abbraccio d'amore, che rimane con noi sino al successivo incontro in cappellina. In quegli attimi, a tu per tu, è come se scoccasse quella scintilla che in chiunque ha provato nei primi innamoramenti, con la differenza che il suo amore per noi sappiamo che non ha limitazioni. Quindi sento sempre più chiaramente che dipende solo da noi aprire le porte del nostro cuore con responsabilità gioiosa,
di annunciare la bellezza e lo splendore di Dio, che ha scelto di essere così preziosamente presente nelle nostre vite. Gloria e lode al Signore Gesù. Abbiamo ascoltato alcune testimonianze, però io credo fermamente che ci sarebbero da raccontare tanti fatti, no? E in queste piccole cappelle avvengono veramente dei grandi incontri con il Signore. E a me mi capita spesso di la notte che entra delle persone nella cappellina e che magari raccontano che stanno male e hanno sentito un grande desiderio di entrare dentro. Mi è successo anche a me alcune volte. E ovunque sento anche dagli altri responsabili che questo fatto avviene spesso. Perciò nelle cappelline dell'adorazione Gesù evangelizza, Gesù attira a sé. Questa presenza reale, viva di Gesù, veramente cambia, illumina e chiama tante persone. Perciò io direi che è un grande miracolo che esistano queste cappelle. Ecco, il grande miracolo è questo, che esistano queste cappelle aperte notte e giorno con la presenza di Gesù e con tanti adoratori, sono un grande segno, un grande miracolo per le nostre città. Ma io credo che sia importante anche moltiplicarle. Perciò noi ci dobbiamo prendere l'impegno, tutti, di parlarne ai sacerdoti che conosciamo, soprattutto nelle città dove non sono ancora presenti, e di raccontare questo segno, no? Bellissimo, di evangelizzazione. Lo diciamo che gli adoratori è una missione, essere adoratori è una missione, perché con la preghiera si ottiene forse più che con le azioni. Abbiamo visto questi giorni, no? Questa grande veglia che il Papa sabato scorso ha fatto per la pace, è stata una preghiera universale, in un certo senso ha cambiato gli eventi di una guerra. Fino a qualche giorno prima c'era stata presa la decisione di fare i raid in Siria, poi è cambiata. Perciò vedete, la preghiera cambia, la preghiera è una grande forza, è la grande forza dell'amore di Dio che cambia gli eventi e che ferma le guerre. Allora, ecco, noi dobbiamo perseverare in questa missione di adoratori, cercare di portare altre persone all'adorazione e di diffonderla anche nelle nostre chiese. Ecco, io credo che la presenza di queste cappelle sia veramente il grande miracolo che il Signore compie. Ecco, adesso andremo alla messa, aspettiamo che possiamo fare un break di un quarto d'ora, 20 minuti, poi andiamo nel santuario per la celebrazione eucaristica. Ecco. E come diciamo è pastore anziano della nostra regione, ecco, è un segno di conferma, no? Di conferma di questa adorazione incessante che viene realizzata. Ecco, allora, ecco, tra al 5 alle 6 dobbiamo essere tutti nel santuario per la celebrazione eucaristica. Non dimenticate le opere del Signore. Cioè, lo siamo ripetuto più volte. E mi pare che nell'adorazione eucaristica questo realmente si mette in pratica. Adorando, ringraziando, impetrando, gioendo, non dimentichiamo la grande opera del Signore, che è appunto il dono di se stesso a noi nell'Eucaristia. Ma in che modo noi possiamo, diciamo così, davvero non dimenticare le opere del Signore, anzi tenerle sempre ben presente, come fa un innamorato che tiene ben presente l'amore che ha incontrato, l'amore che l'abbraccia, l'amore che l'accompagna. Vogliamo metterci nelle condizioni di Nicodemo. Avete sentito nel brano del Vangelo si parla di Nicodemo, che è andato a trovare Gesù di notte perché aveva paura, lui che apparteneva al Sinedrio, aveva paura
che gli altri interpretassero questo contatto, non Gesù in senso negativo, e allora forse aveva un po' di paura, è andato a di notte. E Gesù gli ha detto una cosa, è molto importante. Nel luogo dove io vivo i miei anni di anziano, c'è un grande chiostro che anticamente aveva delle pitture, degli affreschi che sono stati tolti, ma erano di una bellezza straordinaria, non soltanto come fattura, ma anche come pensiero. Erano come due fasce, l'una sull'altra, e in una fascia c'era l'Antico Testamento e nell'altra fascia il Nuovo Testamento, i fatti in corrispondenza. E ve n'era uno che è proprio quello di cui parla Gesù in questo Vangelo. Una volta è successo, lo racconta il libro dei Numeri, che gli ebrei nel deserto sono stati assaliti, nel deserto, forse sassoso, dalle serpenti velenose, e chi era morso da queste serpenti moriva. Allora Mosè ha supplicato il Signore, e il Signore ha detto: fatti un serpente di bronzo, mettilo su una pertica nel mezzo dell'accampamento, e chiunque morso dal serpente guarderà questo serpente di bronzo, sarà liberato dalla morte. Mosè fece così. È evidente che gli ebrei raccontavano spesso questo fatto, e anche lì, in quel chiostro, c'era presentato una folla e poi questa pertica e in cima questo serpente. Antico Testamento. Qual è la corrispondenza del Nuovo Testamento? Ecco, Gesù dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, e in quell'affresco si vede la crocifissione. Antico e Nuovo Testamento insieme ci danno davvero una grande lezione. Il serpente di bronzo sull'asta del deserto, dice, così bisogna sia innalzato il Figlio dell'uomo, dice Gesù, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E allora noi, per non dimenticare le opere del Signore stasera, vogliamo proprio contemplarlo, così come Gesù ha insegnato a Nicodemo. Lo sguardo deve essere innalzato sulla croce, e per credere in lui, per crederci seriamente, ascoltare le parole che lui pronuncia da questa cattedra, la più alta, la croce. Dalla croce ci ho detto poche parole, 7, ma sono, diciamo così, le parole che non dobbiamo dimenticare mai e che dobbiamo iscrivere sempre più profondamente nella nostra vita. Ce le raccontano gli evangelisti, mettendole tutte insieme, viene così, la prima parola. È quella che lui dice mentre lo stanno crocifiggendo. Padre, perdona loro. È un colpo, un altro sugli occhi, perché non sanno quello che fanno. Domani, sapete, nella liturgia, questa è stata l'azione della croce oggi, domani nella liturgia della domenica si racconterà dal Vangelo di Luca la parabola del figlio prodigo. E quindi come non commuoversi quando il padre, dopo essere stato tante volte a guardare sulla strada se ritornava questo figlio, finalmente l'ha visto ritornare tutto stracciato, gli è corso incontro e l'ha abbracciato e ha detto facciamo festa. Che cosa grande.
ma qui è più grande. Quello sta inchiodando alla croce. Forse, come succedeva talvolta con queste persone, sì, anche maleducate, anche villane, anche crudeli, ci ridevano sopra forse, come in quel film che tutti abbiamo visto un giorno sulla la passione, no? E Gesù, Padre, perdona loro. Ma quello che commuove è il fatto che li giustifica, li scusa, perché non sanno quello che fanno. Grazie Gesù di questa parola che ci riguarda tutti e che tu ripeti anche su quelli che sono tanto lontani, come quello è il bambino di un prete. Questo prete era proprio afflittissimo perché il babbo bestemmiava sempre. È entrato in seminario, è diventato prete, il babbo bestemmiava, ma bestemmiava per abitudine. Tanto è vero che una volta sentì un altro bestemmiare in casa e dice: no, tu non puoi bestemmiare, in casa bestemmio solo io. Ma bestemmiava. E poi smise, finalmente smise, che fu la più grande gioia di questo seminarista che dopo essere stato a Roma gli scrisse: ma la più grande sofferenza per me è quando sono bestemmia, e lui smise di bestemmiare. Non sanno quello che fanno. Gesù, ti ringraziamo per questa parola, ci riguarda tutti, anche perché se noi tante volte siamo poco generosi, siamo così lenti anche a rispondere al suo amore, a andare d'accordo con gli altri, a preoccuparci dei poveri, non sappiamo cosa che facciamo. È la prima parola. E la seconda, anche questa ci apre il cuore, perché di quel ladro che era crocifisso con lui e che lo supplicava, lui non ha fatto nulla di male, diceva al compagno che lo ingiuriava. Noi sopportiamo il peso delle nostre colpe, lui non ha fatto nulla di male. Ricordatemi di quando sarai nel tuo regno. E Gesù, oggi sarai con me in paradiso. Il primo santo, quello che entra con lui in paradiso. Un ladrone. Grazie Gesù perché con queste cose tu dai speranza a tutti. Guai a noi se giudicassimo appunto queste persone in un modo umano, come qualche volta siamo portati a fare, no? Vedendo gli altri sbagliare, non li giudichiamo, ma non sappiamo il cuore. Gesù sa il cuore. Il cuore di quelli che lo stanno crocifiggendo non sanno quel che fanno. E il cuore di questo ladro che è crocifisso con lui, condannato a morte come lui, oggi sarà con me in paradiso. Ma potessimo ascoltarlo noi, no? Questa parola. Pensa, tu potessi sentire Gesù che ti dice: oggi sarai con me in paradiso. Certo, per camminare su questa strada, ecco, Gesù dice la terza parola. Questa è riportata da Giovanni, l'Evangelista. Quando Gesù vede sua madre, disse: donna, ecco tuo figlio, indicando il discepolo di Gesù amava. E a Giovanni dice: ecco tua madre. Ecco, il Signore, proprio perché vuole accoglierci, perdonarci, portarci in paradiso, ci dà la mamma sua, ed è lei che ci prende per mano e sicuramente ci conduce con sicurezza nella gioia del cielo. Siamo qui appunto in un santuario mariano
Santa Maria delle Grazie, ma possiamo dire che più che le grazie, perché in qualche modo con le grazie intendiamo mi do contente, fammi smettere di dire devo dare un esame, che cosa passare all'esame, oppure non so, mi fa male un affare, fa che riesca a rimediare. Insomma, la maggior parte delle nostre preghiere, dobbiamo riconoscerle, sono tutte per cose molto materiali. Non è che il Signore non ascolti, il Signore ascolta anche queste. Ma non mi sembra giusto che dovremmo domandare cose più importanti. Glielo domandate più amore, più fede. E stando anche alle indicazioni che Papa Francesco ci sta dando in questo momento, pregate ardentemente per la pace, perché gli uomini riconoscano le vie sbagliate sulle quali si trovano, eccetera. Ecco, la Madonna ci prende per mano e ci conduce sulla via di Dio, sulla strada sua. Certo, Gesù ha detto, ecco tuo figlio, ma la Madonna ha avuto un figlio solo, Gesù, e ci riconosce con i suoi figli nella misura in cui noi assomigliamo a lui. Bisogna assomigliare a Gesù per essere figli di Maria. Più assomigliamo a lui, più lei si sente nostra madre. Anzi, tutta l'opera di Maria è soltanto questa. Sì, anche, certo, liberarci dai pericoli, certo, guardare i nostri affari, certo. Tutto quello che noi gli domandiamo, anche le cose più piccole, tutto va bene, perché sia domandato con la fede e nell'amore. Ma la cosa più importante, quella più importante di tutte, assolutamente, è assomigliare a Gesù. Cioè dire, fare quello che lui ha fatto, mettere in pratica la sua parola, perché è allora che lei ci riconosce davvero come figli. E la quarta parola che Gesù ha detto, da poter ascoltare, ma c'è un grande silenzio, ha detto, ho sete, ho sete. Sappiamo che subito i soldati presero un po' di aceto e con inciuppando un panno lo misero vicino alle labbra perché lui potesse essere un po' dissetato. I crocifissi avevano una grande sete, proprio perché il tipo di martirio provocava questo. Ma al di là della sete materiale, e giustamente Madre Teresa di Calcutta voleva che questa parola possede fosse scritta in tutte le cappelle della sua congregazione, a questa più che la sete materiale, noi possiamo pensare a un'altra sete. Gesù ha sete di noi, ha sete di te, di te. Significa che ci vuole tanto bene, che aspetta che in qualche maniera noi, consapevoli di questa ora, diciamo, corrispondiamo, gli doniamo l'acqua della nostra devozione, del nostro amore. Nell'amore usa spesso questa parola, ho sete di te per dire ti voglio bene, ti desidero. E Gesù dice, ho sete, ho sete. Vogliamo pregare stasera per quella persona fra di noi di cui Gesù ha maggiore sete, forse perché è più lontana, forse perché non ha capito la cosa, forse perché il Signore la destina a una certa missione. Preghiamo per chi di noi non ha capito che Gesù ha sete della sua vita. Non in senso negativo, ma positivissimo, per riempirlo del suo amore, per dargli la sua gioia, ho sete. La quinta parola
benefici ad essi. E lo glielo grida Masabattani, così grida in aramaico sulla croce. E la cosa italiana è: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Arrivarci da questo punto. Guardate, questo è il punto più alto dell'amore di Gesù per noi. E lì si è fatto un uomo, cioè lui è diventato come noi, quindi come bambino, giovane, come noi, non si distingueva dagli altri. E evidentemente egli ha soffrito la fame, la sete, lo sappiamo bene, come noi. È arrivato, come qualche volta a noi può capitare, a sentire la lontananza di Dio. Qualche volta a noi capita, no? Di sentire Gesù lontano, di sentirci vuoti, freddi. È quasi impossibile pensarlo, anche perché la persona è la persona del Figlio di Dio, Lui, il quale ha anche una natura umana. La natura umana è fatta così, però può realmente sentire l'assenza di Dio, non sentire Dio. Gesù ha voluto avere anche questa prova. Come si fa a non ringraziarlo? Per essersi così incarnato da entrare anche in questo limite della nostra natura. Noi sappiamo che certi santi hanno vissuto così. Io ricorderò Santa Maria Maddalena dei Pazzi, che per cinque anni non ha sentito niente della pietà, dell'amore di Dio, eccetera. Rimasta sempre fedele alle sue preghiere, alla sua regola carmelitana, però non sentiva niente, vuoto, assolutamente vuoto. Gesù, ti ringraziamo di aver voluto sentire il vuoto di Dio mentre tu eri Dio. Ma Gesù ci ha insegnato come si risponde a questo. Difatti, la sesta parola che lui ha detto è stata: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Ecco che cosa bisogna rispondere a qualunque situazione, a qualunque tentazione, a qualunque aridità, a qualunque vuoto, a qualunque deserto. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Capiterà anche a voi qualche volta di non sentire niente della preghiera, di avvertire Dio come lontano, come se si fosse dimenticato di noi. Mi ha questo libro di Giobbe che dice proprio così, no? Che dice a un certo momento: Dio, tu sei un nemico, come uno che mi tira delle botte. Qualche volta può capitare. Qual è la nostra risposta? Gesù ce lo insegna. Ripeti la tua fiducia. Di il tuo amore. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E l'ultima parola, quella riportata da Giovanni, è compiuto. È compiuto. Cioè dire, adempiuto fino in fondo la volontà del Signore. E io voglio domandare per me prima di tutto, ma anche per voi, che voi possiate davvero in tutta la vita vivere in modo che alla fine si possa dire: Signore, ho fatto tutto quello che dovevo, ho compiuto, ho finito la mia corsa, come dice l'Apostolo Paolo, ho terminato la mia missione, ecco, la mia strada è compiuta, sono arrivato al termine, ho fatto tutto, è compiuto. Ma una cosa singolare che voglio dirvi, mi viene in mente proprio ora, che queste tre parole, mio Dio perché mi hai abbandonato, è l'ultima parola secondo Matteo e secondo Marco. Padre, mi hai detto, ma affido il mio spirito, è l'ultima parola.
secondo Luca. È compiuto, è l'ultima parola, secondo Giovanni. Tutte e tre sono l'ultima parola, la prova più grande, la risposta più piena, la conclusione della verità. Sì, possiamo chiedere davvero al Signore, attraverso Maria, che noi possiamo vivere con intensità questa esaltazione della Santa Croce, in modo da comprendere meglio il significato della nostra vita e compiere la nostra missione così come il Signore la vuole. Dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi: a voi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Grazia, è grazia. Perciò devo reggere la mia vita in un altro modo. Se io riesco a soffrire per il Signore, è una grazia. Se improvvisamente lo andassero tutti in paradiso, tutti, e il Signore da chi va come a ricevere per primo? Colui o colei che maggiore ha sofferto, che ha portato la propria croce, chi ha saputo dire di sì nelle sue tribolazioni. Dice Paolo, nella lettera a Galati: sono stato crocifisso con Cristo, e non più io, ma Cristo che viene. Chi è più crocifisso è più vicino a Dio. Se andassimo tutti in paradiso ora, all'improvviso, a presentarsi un uno di noi, direbbe: oh, vorrei essere stato proprio crocifisso con Cristo. Ognuno di noi viva questa realtà, cioè a dire l'essere crocifissi con Cristo. San Francesco portava le stigmate, tutti lo potevano vedere. Santa Caterina da Siena, stigmatizzata, ha chiesto che non si vedessero. Tutti noi siamo in qualche maniera stigmatizzati, ognuno ha la sua stigma, ha la sua ferita, il suo dolore. Ecco, che noi possiamo davvero vivere tutto questo portati per mano da Maria Addolorata, che è stata sotto la croce, in modo che il Signore possa, diciamo, abbracciarci nella sua misericordia e portarci nella pace del suo paradiso. Ecco tua madre, ha detto Giovanni. Allora Maria, noi ci domandiamo di esserci davvero madre, di prenderci per mano. Sappiamo bene che tu non ci conduci se non sull'onore del figlio tuo Gesù, e che tu non ci domandi altro che questo, di assomigliare sempre di più nel pensiero, nel cuore, nella mente, al tuo figlio Gesù crocifisso per il nostro amore. Chiamata a vivere l'unione perfetta con il suo sposo crocifisso, Signore, fai che sappia testimoniare sempre nel mondo la potenza di amore di Dio, che si è resa visibile in Cristo Gesù crocifisso e nella sua presenza eucaristica. Preghiamo. Fratelli e sorelle, accogliamo l'appello di Papa Francesco, angosciato per i drammatici sviluppi che si prospettano in Siria. Preghiamo perché il grido della pace si levi alto, giunga al cuore di tutti, in Siria, in Medio Oriente, nel mondo intero. Tutti depongano le armi, le parti in conflitto intraprendano con coraggio e decisione la via del negoziato, superando la cieca contrapposizione. Siano risparmiate alle popolazioni civili e inermi nuove atrocità, le persone colpite, gli sfollati, i profughi,
possano ricevere assistenza umanitaria e si promuova la cultura dell'incontro e del dialogo, unica strada per la pace. Preghiamo. Signore, ti presentiamo per le mani della Madonna di Montenero, stella del mare, stella del mattino, la terra che le hai affidato, la Toscana. Concedi ai suoi abitanti la grazia di cercare sempre la bellezza del tuo volto. Aiutali ad avere una fede forte che li tenga, come il cardellino del dipinto, ancorati a te. Aiutali a diventare mendicanti del cielo, pellegrini verso un amore già conosciuto, ma non ancora pienamente raggiunto. Per questo ti preghiamo. Per gli adoratori e i responsabili delle AFP, perché il Signore Gesù conceda loro la grazia di entrare sempre più nel mistero della sua presenza, nel segno umile e semplice dell'ostia consacrata, e la perseveranza nell'attendere all'impegno organizzativo necessario al buon funzionamento delle cappelle di adorazione. Per questo preghiamo. Signore, come sei stato prodigo verso il popolo israelita, salvato ogni volta che volgeva lo sguardo verso il tempio, così ci hai donato e ci doni la grazia della salvezza anche nella contemplazione, anche nella lode, anche nell'adorazione di tuo Figlio presente nelle sacre specie eucaristiche. Rendili partecipi dell'azione di grazia che nasce dall'adorazione eucaristica perpetua tutte le diocesi d'Italia. Te lo chiediamo per l'intercessione di Maria, Donna Eucaristica. Per questo preghiamo. Signore nostro Dio, infondi in noi con il tuo Spirito una viva fede nel tuo Figlio Gesù, crocifisso e risorto, nostra salvezza e nostra vita eterna. Nel suo nome pieghiamo le ginocchia e rendiamo gloria e grazie a te e allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
della messa eucaristica, ma che il tuo popolo veramente rinnovato dal sacrificio della croce giunga alla gloria della risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Con intensità alla celebrazione dell'Eucaristia e adorando la Divina Presenza Eucaristica frequentemente, anche in modo continuo, voi diventiate testimoni dell'amore di Dio e della presenza di misericordia con cui gli accompagna il cammino dell'umanità nella storia. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Volga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita nella gioia del Signore risorto, andate a pace. Amen.